mi sembrerebbe doveroso, giusto, sacrosanto che a ricordarlo fosse il presidente onorario dell'associazione di Notre Dame, se vuole dire ricordarlo in, no, come, come ha fatto lì, da, vabbè. Io lo faccio anche ufficialmente perché ieri abbiamo avuto un incontro all'Annunziatella del Consiglio Nazionale, era presente il capo di Stato Maggiore, ahimè, quindi qualcuno dell'esercito italiano che è un ex allievo Annunziatella, e io ho detto appunto che oggi sarei stato qui a Capua e avremmo ricordato un ex allievo particolare. Perché Giovanni ha attraversato un arco di tempo significativo della nostra storia anche associativa, passando singolarmente il testimone, sarebbe stato adesso il decano degli ex allievi. Ed è di, ieri riconoscemmo decano un suo carissimo amico Cauti, ancora in attività, ah, il quale lo ha ricordato con delle belle parole. Trovare belle parole per Giovanni è molto facile. E, diciamo, quindi il mio ricordo è quello ufficiale di tutta l'Associazione Nazionale Ex Allievi dell'Annunziatella, e chiaramente ci sono fatti poi al di là dell'Annunziatella che mi legano particolarmente a lui, perché anche le vicissitudini che abbiamo avuto nella vita pubblica ci hanno portato in maniera singolare ad incrociarci nelle attività professionali sue e di rappresentante della pubblica amministrazione lì. Quindi questo ricordo di Giovanni e l'opportunità che mi è stata offerta di poterlo fare in un momento così significativo al ricordo dei soldati, Giovanni è stato ed è veramente il primo dei soldati. Bene, adesso termina proprio completamente la parte ufficiale, era già terminata, adesso è terminata anche questa parte, diciamo, appendice dell'organizzazione Associazione Nazionale Ex Allievi Annunziatella, il cui presidente ha voluto ricordare due ex allievi importanti, entrambi importanti. E quindi,